certificare vuol dire dare certezze, fornire garanzie, quindi certificare una foresta vuol dire parlare alla cittadinanza, dire questa risorsa viene gestita in maniera responsabile. La tenuta presidenziale di Castel Porziano è un luogo dalle identità multiple. Innanzitutto appartiene alla Presidenza della Repubblica, è una delle residenze ufficiali del Presidente della Repubblica. È un capitale naturale e culturale di estremo pregio, con la Presidenza Mattarella aperto al pubblico alle visite. Quindi questo polmone verde al centro della urbanizzazione di Roma è offerto ai cittadini per le visite, per la ricerca, e inoltre offre moltissimi servizi a beneficio dei cittadini, servizi ecosistemici, no? Tuteliamo la biodiversità con le nostre foreste, oggi certificate, quindi il tema proprio della protezione dell'ambiente attraverso le foreste. Facciamo ricerca. La certificazione forestale a Castel Porziano quindi rappresenta l'utilizzo di metodi di ricerca a scala territoriale, validati e aperti. Abbiamo aderito alla catena di custodia proprio per migliorare la gestione sostenibile e responsabile di questo patrimonio di tutti. È un hotspot di biodiversità ed è un micromondo naturale, un complesso ecologico prezioso. Siamo circa 6.000 ettari, 60 km quadrati, andiamo dal mare fin quasi verso il centro di Roma. Certificare vuol dire dare certezze, fornire garanzie, quindi certificare una foresta vuol dire parlare alla cittadinanza, dire questa risorsa viene gestita in maniera responsabile, che vuol dire che si considera tutto, dagli alberi alla fauna, dall'acqua fino a tutto ciò che è la gestione dei problemi del pianeta. Una foresta ben gestita mitiga il cambiamento climatico. E vi assicuro che porta la gestione delle foreste laziale a livello mondiale, perché la certificazione vuol dire dare certezza, dare garanzia, e così come le foreste canadesi, finlandesi, c'è una certezza su come in maniera responsabile questo patrimonio è stato gestito. In una situazione tra mare e città, quindi una foresta periurbana, parlare di corretta gestione vuol dire anche portare all'attenzione, in questo momento straordinario, no? Dopo la COP26, parlare di foreste vuol dire parlare di ambiente, parlare di natura, parlare di salute per il pianeta.